3.000 a tutta la provincia, se ci sarà ancora. Perché se aboliremo le province come noi vogliamo, hanno già detto a Brescia, il sindaco di Brescia ha detto che farà Brescia regione, ma vaffanculo. Lo sai che ci anticipano sempre. Voi siete una sorta di popolo che ha avuto delle cose meravigliose. Avete avuto invasioni degli Unni, i Visigoti, avete anche dei tratti somatici che vi sono rimasti. Tu sei o di Comunione e Liberazione, uno di due. Avete cose, vi chiamano la beverata del sangue, vi siete buttati contro gli austriaci, avete fatto delle battaglie epocali e non avete fatto un cazzo per Formigoni, ma come cazzo avete fatto? Io non vorrei neanche dire né parolacce, né gridare, né sudare. Io vorrei passare... eccolo lì, è di Montichiari, è sempre così. Quelli di Montichiari non ce la fanno più. C'hanno 22.000 metri cubi di spazzatura Montichiari. Sono in 20.000, credo, la provincia. Hanno un bambino, quando nasce, ha un'eredità già di 700 metri cubi di spazzatura che gliela dedica il comune di Montichiari. Ora, io ho tante cose da dire in questa regione. Avete la bretella molla, la corda molla, che è una cosa fantastica. Avete l'Ikelit che è venuta a fare un grattacielo qui perché c'era bisogno di avere delle abitazioni a 200 metri. Come cazzo fai a vivere sempre a livello del terreno? Farete delle grandi opere meravigliose. Questa è una città dove ancora si produce, vai in Val Trompia che non capisci. Io sono stato una volta in un albergo, c'era una coppia che parlava, sembravano ungheresi. Tutti che pensavano fossero ungheresi, cazzo! E erano della Val Trompia. Quindi avete un mondo a parte, forse avete il più alto reddito, Sei Valtrompista, come si dice? Valtrompè mi fa piacere, siete dei pacifisti con la beretta, però io sono battutino. Tenete in piedi l'Europa, queste cazzo di officine, i tondini, tutto stacciaio, il tondino, lo tenete in piedi, cazzo, le gambe di queste sedie le avete fatte voi! Qui non funziona più niente, signori, abbiamo qualche problemino. Voi potete intervenire quando volete, perché qualsiasi evento che è successo nel 2011 potrebbe essere commentato così, violentemente. Basta che lo diciate, perché noi ci apprestiamo ad andare in un anno, in 2012, che l'unica soddisfazione del 2012 sarà verso dicembre il calendario dei Maya. Però lì avevano un calendario lunghissimo di 5.200 anni, il 21 dicembre scade. Ora lo capite che se avessero ragione loro, tutto quello che possiamo fare è inutile. Se noi vedessimo questa prospettiva che viviamo fino al 21 dicembre del prossimo anno, cosa faremo? Ma è una meraviglia, ci sfogheremo tutti. Perché noi però dobbiamo fare una cosa, state molto attenti. Io una volta feci un monologo sulla memoria, perché io ero contrario alla memoria. Tutti che in Italia volevano fare il giorno dedicato alla memoria. C'è il giorno dedicato alla memoria di Morfeo Napolitano. Morfeo Napolitano non si capisce cosa faccia, cosa dice, sta facendo un discorso in televisione in questo momento a Reti Unificate dicendo che bisogna stare su tutti uniti e essere un pochino più ottimisti, hai capito? Ottimisti! Ti devi drogare. Ma poi che cos'è l'ottimismo? Che cos'è l'ottimismo? Allora, voglio dire, io vi voglio far vedere qualche cosa del nostro presidente che magari voi non l'avete visto. Quest'uomo che è anche lui responsabile di quello che è successo, ci dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordare Napolitano quando era presidente, era uno dei componenti della presidenza della Commissione europea. Lui viaggiava, andava, era un parlamentare europeo con uno stipendio europeo, dato da tutti gli stati europei, viaggiava e si faceva rimborsare i voli low cost a tariffa piena. Cazzo! Ed è quello che ha fatto meno danni di tutti, infatti l'abbiamo fatto Presidente della Repubblica. Perché? E allora quando l'hanno fermato
quando l'hanno fermato su un volo Virgin da Roma a Bruxelles, la televisione tedesca, non quella italiana, i tedeschi, perché hanno detto: scusate, ma lo stipendio che vi diamo a voi europei è anche il nostro, del nostro, e non sono come noi. Hanno fatto due domande, gliel'hanno fatte, lui scappava e lui dice: senta, se, metti l'audio, metti l'audio, metti un po' l'audio, ce l'hai? Flug von Rom nach Brüssel bekommt vom Europäischen Parlament rund 800 € erstattet. Il volo normale costa 800 €, viene rimborsato 800 € per Roma a Bruxelles. Loro prendono 800 € e poi fanno un volo da 87 € e si incamerano la differenza. E questo è il nostro Presidente della Repubblica! E allora, perché dovremmo essere... voglio scutanare, voglio essere buono, ho fatto un corso gandiano. Perché? Però i gandiani non erano coglioni. Io sono stato testimone di una cosa meravigliosa. Sono venuti alcuni anni fa una comitiva, 50 agricoltori dall'India coi turbanti, a spiegarci com'è l'economia dal loro punto di vista. È stata la più bella esperienza della mia vita. Si sono seduti lì, c'erano 2000 persone a Mestre, allo stadio di Mestre, e loro parlavano. E quando l'intervistatore lo intervistava, c'erano due traduttori, uno dal dialetto all'inglese, dall'inglese all'italiano, due traduttori, perché parlavano solo dialetto. Uno gli ha chiesto: scusi, ma voi siete gandiani? Sì, siamo non violenti, ci racconti qualche cosa. E loro si sono messi a raccontare una cosa strana, incredibile, per un gandiano, pensavo io. Ha detto: è venuta la DuPont, una multinazionale americana, a costruire una fabbrica di nylon. Ha fatto inquinamento, abbiamo fatto una manifestazione, la polizia privata è intervenuta e ci sono stati 3 morti dei nostri, gandiani, non violenti. Allora l'intervistatore dice: voi cosa avete fatto? E noi li abbiamo cremati insieme all'azienda. Cioè, insieme all'azienda, pensavano di aver capito, ma l'hanno bruciato tutto! I gandiani, pensasi, erano minimamente cattolici, che cazzo mangiavano? E lì. Allora il gandiano è uno che si incazza, e come si incazza? E la loro giustificazione è stata: noi siamo non violenti con le persone, ma siamo violentissimi con le cose che fanno morire le persone. Allora mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto gli occhi, perché viviamo in un paese strano, dove i concetti non ci sono più. Dove non riusciamo, e io che facevo il monologo sulla, contro la memoria, perché dicevo: la memoria, state attenti, è pericolosa la memoria, ci sono guerre per la memoria, ci sono guerre che risalgono al 1300 perché non andavano d'accordo. La memoria è pericolosa a volte perché devi fare giustizia, devi vendicarti. Ma mi devo ricredere, perché noi la memoria, almeno per quest'anno che è passato, ce la dobbiamo avere, ce la dobbiamo avere. Non ci dobbiamo scordare di nessuno di questi, i loro tratti somatici, le loro altezze, i loro modi di dire, non devono scomparire la nostra, perché stanno scomparendo. La televisione non ha memoria. Se voi oggi pensate persino a Berlusconi, alla Russa, a questi qui, ti sembrano storia, sembrano passati anni e solo una settimana. E se i giornali e le televisioni si interessano, ce li dimentichiamo, e no, è quello che vogliono, che ci dimentichiamo di loro. E mentre noi ci dimentichiamo, loro si organizzano, aspettano, guardano, il nano è sempre lì. Insieme all'elemora, ma io, l'elemora che tenta il suicidio con un cerotto, io non l'ho mai visto, nulla. Ma ma come cazzo, ma mi dispiace, ma prendi quello da pacchi, cazzo. Invece lui ha preso quei cerotti che fanno respirare dal naso, ma poverino, ma mi sembra logico che debba pagare lui per tutta la figa che ha portato agli altri, ma abbiate pazienza. Allora, se noi ci dimentichiamo, facciamo il loro gioco. Il loro gioco qual è? Di stare fuori, farsi leggermente dimenticare e cominciare a far sì che ci odiamo tra noi, quello che sta succedendo. Cominciamo a odiarci tra noi, cominciano dalle vasure, cominciano a dirti, e allora ci guardiamo, allora l'idraulico,
guarda il barista, dice: merda, non ho mai fatto lo scontrino. E lui lavora in nero, hai capito come facciamo? Il tassista è ladro perché tarocca il tassametro, il dentista non mi fa la ricevuta, siamo tra noi. Capisco come se questa situazione, questa debacle finanziaria, economica, di civiltà, l'abbiamo procurata noi. Noi ci dobbiamo rifiutare. La crisi sono loro. Sono loro. Ricordiamoceli. Quando arriveranno, perché si stanno organizzando per tornare di nuovo con dire: avete visto? Questo Rigor Monti. Rigor Monti. Rigor Monti, perché fisicamente questi qua, se ve li faccio vedere, sono completamente diversi, non ci siamo mica abituati. Sono persone normali, ma normali. C'è questo Monti, è uno della Bocconi, è come se fosse sciacqua i panni sporchi in una fogna. Cosa può fare? Li sciacqua nella fogna, è messo lì apposta a fare il lavoro sporco. Lui sta portando avanti un programma che era quello che avrebbe dovuto fare Berlusconi, ma non avrebbe potuto farlo per ovvie ragioni. E lo fa lui, il programma della culona, la culona, la culona ha telefonato. Ora ti rimane la culona che dice: mandatelo, mandate via il nano. Tu culona, sei una culona, no, tu sei un nano. Siamo a questi livelli qua. Allora, questo qui fa come padre Meller nell'esorcista, fa degli esorcismi. È un esorcista quest'uomo qui, signori. È un esorcista che gira come padre Meller nella nebbia. E fa un e vuole esorcizzare che cosa? Il capitalismo, le ragioni del capitalismo, del sistema. Esorcizza, invece esorcizza le vittime del sistema. I pensionati, e sono troppi. Allora oggi abbiamo questa nuova linea di aspettativa di vita. L'aspettativa si allunga, possiamo lavorare ancora un po'. Ma che cazzo vuol dire? Che io devo lavorare fino a 67 anni? Se ci vado in pensione a 60, io ci devo andare quando decido io. Ho un lavoro usurante, ci vado prima, ci vado dopo, sono i miei soldi. Io quando andavo a gridare nei palazzetti, ora io mi venite agitato perché sono almeno 10 anni che dico queste cose, signora, le lo giuro. Ora dicono esattamente le stesse cose che dicevo io 10 anni fa e me le dicono a me. Mi dicono l'ecologia a me. Ecco perché divento pazzo. Sono 10 anni che andavo per i palazzetti a dire il TFR degli operai, lasciatelo lì il TFR, andate a vedere, ormai la rete c'ha la memoria, la rete sì, la televisione no. Andavo dagli specialisti, dai matematici della cattedra di Torino di matematica, da Beppe Scienza, lo portavo nei palazzetti a dire lasciatelo lì. Sono andato anche dal ministro, ex ministro del lavoro, a dire: guardi che lo dica gli operai, lei è il ministro del lavoro. Lui mi ha detto: sono qua per caso. Ma che cazzo sta dicendo? Sono qua per caso. Le ho tentate tutte. Sono andato da Prodi. Senza far battute vi viene da ridere spontaneamente. Lo vedete come siete merde voi dentro? Io non faccio altro che tirare fuori il piglio di voi. Sono da Prodi, abbiamo fatto 800.000 persone sulla rete a dibattere sui programmi, sull'economia, sull'energia, quale sarà il futuro, il lavoro, e dire il lavoro si dovrà cambiare anche la parola lavoro, è diventato l'alibi per tutte le stronzate del mondo, il lavoro rende liberi, vi ricordate dove era scritto? Il lavoro, l'incheli del lavoro. Fare un grattacielo per fare appartamenti quando voi state diminuendo di popolazione. Siete pieni di pakistani, siete pieni di gente che noi esportiamo. Manodopera laureata, che le famiglie sono fatte un culo così, per importare bassa manodopera per fare lavori di edilizia. L'edilizia è in crisi e deve ancora scoppiare la bolla. Io non vorrei mettervi... Volevo farvi passare una serata... Ma non ce la faccio più forte di me, dovrei mentirvi. Ma 300.000 aziende chiuderanno entro il 2011, stanno già chiudendo. Nel 2012 sarà la fase peggiore per l'edilizia. Avremo 200.000 persone dell'edilizia, quelli che abbiamo importato.
di tutte le nazionalità che si troveranno in combinazione senza lavoro e diventare senza lavoro in Italia e diventare fuori legge. È un momento strano. Voi che avete pompato reddito, pompato PIL, c'è da fare un altro pensiero qui. Pompato PIL, avete idee straordinarie. Io mi ricordo che l'ultima volta che venne qua il sindaco, non so se era ancora questo, come si chiama il vo? Paroli, non so se era lui, ma ci fu una cosa bellissima. Si cominciava già il sindaco di qua a pensare al risparmio. Adesso devono tagliare 30 milioni delle spese comunali, dove le prendono? Però fanno i grattacieli, fanno le grandi opere, fanno le autostrade, fanno le strade, fanno il cemento. Senza cemento non hanno un'idea. Però l'idea ce l'aveva avuta 5-6 anni fa il vostro sindaco, quando si era accorto che Brescia era una città violenta, per esempio. Di notte le donne rischiavano e c'erano alcuni tentativi, alcuni stupri. Dopo le 9 di sera era pericoloso passeggiare a Brescia. E allora bastava mettere delle telecamere, ma sono troppo costose le telecamere. Allora che cosa ha detto? Non ci conviene non fare niente e non spendere in telecamere, in circuiti, che non abbiamo i soldi. Ci conviene, a conti fatti, rimborsare le donne che vengono stuprate in base al reddito e all'età. Non so se vi ricordate questo volantino, è della vostra città questo qua. Allora c'è scritto lì, ma non mi sto mica inventando niente, un volantino del vostro comune, mica il mio. C'è scritto che se sei stuprata fino a 59 anni hai diritto a un rimborso a 260 euro. Ma non vi raccontatele, oltre i 60 anni 310 euro, oltre i 60 anni, ma con reddito inferiore a 15.000 euro, tra i 60 sui 70 anni dai qualcosa tu allo stupratore. È una cosa vecchia, ma è vero.